Rieccoci insieme, guardando meglio questa formazione, ve la leggo. Meret è il portiere dell'Udinese, i due laterali sono Murru e Ferretti, in mezzo Della Giovanna è il barese Vogliacco, poi i tre di centrocampo sono Verre, Capezzi e Palma, poi in avanti Bernardeschi, Berardi e Mastur. In panchina Lezzerini, Nicolao, Luciani, Pacifico, De Santis, Barese. Crecco, Serrone, Garritano, Tutino, Rozzi, Petagna e poi c'è anche Toschic che era un altro dei nostri, perché Sì, Toschic era il montenegrino che Montenegrino. giocava nel Bari che è stato girato al Chievo. Intanto c'è un amico in linea, pronto? Ciao, sono ancora Costanzo da Andria. Ciao Costanzo. Saluto all'ospite. Tu hai detto oggi di che parliamo? Parliamo sempre delle solite cose, le inefficienze dei nostri allenatori. Sì. Come si fa a confermare determinati giocatori e non capire quello che ti avevo raccontato io per quanto riguarda il cane e il semaforo, no? Che quando si cambia sempre non si ha la possibilità di poter effettivamente mettere su una squadra che possa dare, insomma, una continuità alle eventuali prestazioni. Abbiamo ancora dei giocatori che sono assolutamente inutili per quanto riguarda la formazione Dai, del Bari, fai i tra nomi, chi non ti centravanti. piace? Chi non ti piace? Chi dovrebbero togliere? A me Ah. non piace praticamente il centravanti Sì. Joe Silva, sì. e il tanto decantato Juventino, che Beltrame, la sì. facciamo giocare solo ed esclusivamente perché dobbiamo prendere il premio di, non so, di produzione, Di diciamo, valorizzazione si chiama di proprio così. valorizzazione, diciamo, di produzione, perché dobbiamo dare la possibilità agli altri di. I miei figli mi rimproverano, dice: ma papà, chi te la fa fare ancora a tifare per il Bari? Allora io dico: senti, il matrimonio ha una guida pure di carattere religioso, nonostante questo si fanno i divorzi, ma chi è innamorato di una squadra non divorzia mai. Costante, Noi possiamo svelare? soffriamo. Mi permetti di svelare un retroscena? Beh, Dimmi, dimmi. tu mi hai raccontato una cosa, in verità mi hai fatto vedere anche una cosa, però quella la tengo nascosta per me. Però tu sei di Andria. E con chi sei andato a scuola? Con Col presidente. Vincenzo Matarrese. È andato a scuola con Vincenzo Matarrese, alle scuole. Una fortuna per lui. È Ma scuola fortuna, elementare. perché fortuna? Io apprezzo le persone quando fanno le cose buone, quando poi sbagliano io non le apprezzo assolutamente. Come noi ci giriamo attorno per dire perché restano ancora a Bari? Restano ancora a Bari, cioè a Bari, perché hanno intenzione di fare il business per quanto riguarda la ristrutturazione dello stadio e con tutto quello che Questa è la tua circonda. Loro idea. Va bene. sono costruttori. Va bene, grazie per il tuo intervento, il nostro amico da Andria che parla in modo accorato, ce ne fossero tanti tifosi Ma ce ne così, sono, intanto, ma ce sì, ne ce ne sono, ce sono, ne cioè. sono, Intanto tantissimi. mi risulta due cose curiose, una in particolare, intanto mi risulta che al termine della partita, diciamo Sky appena finita la partita, dopo un minuto e mezzo chiaramente ha chiuso il collegamento, ma mi risulta che i 36 tifosi, tanti erano quelli del Bari a Castellammare di Stabia, abbiano invitato la squadra sotto la curva per un chiarimento sulla prestazione. Ci sarebbe stato, diciamo, un chiarimento anche abbastanza a tinte forti, insomma, colorito, diciamo così, Ma colorito. in televisione non si è visto. Non si è visto perché è andato via il collegamento. Ma la curiosità, e questo l'ho vista con i miei occhi, è che fra i 36 tifosi del Bari a Castellammare di Castellammare? Stabia hanno fatto un'inquadratura, c'era con la sciarpa biancorossa al collo Gigi Anaclerio che ha giocato nel Bari, che da calciatore è tornato a essere tifoso a 360 gradi del Bari al punto da seguire in trasferta. Gigi, ti ho invitato 100 volte, questa è la 100esima, davvero sei degno assolutamente di Non viene, sederti. non viene, Non non viene viene, Gigi, non devo vuol sempre scusare parlare. per non venire, però è uno che proprio per questa caratteristica meriterebbe di sedersi Ma è un qui. ragazzo di fede, un uomo di fede, quindi È un uomo di fede. sicuramente sarà dispiaciuto della situazione, come tanti altri, come noi stessi, d'altronde. Io non vedo l'ora che tutta questa situazione possa finire, perché ad un certo punto ricominciare, come si suol dire, ricominciare, cominciamo da 1, da 2, da 3, dalla prima divisione, da quello che vogliamo, ma ricominciamo, vediamo un poco se Bari
può avere una squadra di calcio, una squadra di pallacanestro, una squadra di pallavolo. Poi facciamo il punto a 300. Perché non è possibile che Bari purtroppo non abbia nulla, perché noi parliamo sempre di calcio, di UEFA si va bene perché il calcio è trascinante, però non c'è non nulla. C'è una squadra di oggi punta, c'è soltanto una squadra che vince, che è la Pink Calcio Che avete premiato ieri. Che abbiamo premiato, sì, abbiamo premiato, siamo stati insieme, soprattutto ieri è stato un incontro per stare insieme, per cercare di stare insieme, mettere insieme le discipline sportive che ci sono, che magari fra di loro hanno qualcosa da dirsi. E siamo stati insieme e capiamo tante di quelle cose. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Eccoci, ciao. Ciao. Senti Enzo, io volevo dire a te e anche agli altri telespettatori, bisogna aspettare ancora un po'. Mm-hmm. È chiaro che la situazione della famiglia Matarrese nel giro di qualche settimana avrà comunque una definizione dal punto di vista economico, perché questi 38 milioni di euro, quanti sono del risarcimento di Punta Perotti, in realtà non possono essere utilizzati dalla famiglia, perché come molti sanno questi soldi la famiglia non li ha neanche visti, sono arrivati direttamente in due istituti bancari che avevano dei crediti nei confronti della Matarrese e quindi sono stati già presi dalle banche. E quindi la definizione perché adesso, secondo te? La definizione verrà perché chiaramente adesso gli altri creditori non potranno più stare con le mani in mano. Quindi una decisione verrà presa. Vabbè. Questa decisione. Come mai sei così informato? Mi incuriosisce questa cosa. Come mai sei così informato? Comunque sono cose che in città più o meno sanno tutti. Comunque attenzione alle cose che girano in città, perché poi io le dico a te, tu le dici a me, sembrano certezze. Quindi se da un dito, allora, sulla storia di Punta Perotti è detto bene, perché insomma infatti lo stesso Michele Matarrese in intervista ha detto che c'è di nuovo, si sapeva che quei soldi li avremmo avuti, poi ha detto una serie di altre cose. Io credo che comunque non lo so cosa possa accadere, devo dirti la verità, voglio credere o non credere a quello che tu mi stai dicendo. Lo sapremo quando accadrà. Quando accadrà, è inutile dire questo o quest'altro, mettiamo allarmi inutili o positivi anche, però. No, anche perché non mi risulta che insomma, sia un gruppo così, insomma, che addirittura. A me, leggo il Sole 24 Ore qualche volta, dà l'idea di essere invece un gruppo forte. È fortissimo, che poi, secondo me è fortissimo. Solo che deve decidere cosa fare del calcio. Del calcio, sono d'accordo con te. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Intanto ha parlato anche l'agente di Sciaudone a tuttobari.com. Dicono che potrebbe non essere una semplice chiacchiera di mercato l'indiscrezione che vorrebbe il Cagliari vicino a Daniele Sciaudone. La redazione di tuttobari.com ha contattato in esclusiva l'agente del calciatore Francesco Caleandro, che peraltro è un pugliese, che si è lasciato andare, leggo testualmente, ad un enigmatico: noi lavoriamo sotto traccia, evitiamo di fare proseliti, se venisse il Cagliari bene, stop, che dà l'idea, come dire, quasi di un'apertura nei confronti del club sardo, ma certamente che se, così come per i ragazzi, se vengono vogliono prendersi qualcuno, ma io credo che non sarà il solo, ad un certo punto c'è da vendere, non aggiungiamo altro. Pubblicità, a tra poco.